Amici di Experience Italia, buon pomeriggio. Protagonista di questo video è la fotocamera del nuovo Xperia Z5, una fotocamera che sta facendo parlare tutto il mondo, una fotocamera che ha tantissimo da dire, tanto nascosto e tante cose che Sony, come suo solito purtroppo con il suo vizio ormai lo conosciamo, non ha detto. Quindi conosciamolo un pochino meglio. Abbiamo già fatto un video dove facciamo vedere la messa a fuoco a 192 punti ibrida, abbiamo parlato un pochino di questa fotocamera nell'anteprima di Xperia Z5. Ora vi spiegheremo, o almeno ci proveremo, come funziona questa fotocamera, ovvero il sensore, tanto per cominciare guardiamo il nostro telefono, eccolo qua in tutto il suo splendore, per quanto a me non piaccia è comunque sempre un bel terminale. Allora, la fotocamera sappiamo tutti ormai essere una fotocamera che scatta a una risoluzione massima di 23 megapixel, la stanchezza comincia a farsi sentire, e 23 megapixel in 4 terzi è la risoluzione massima che può essere usata anche in modalità auto superiore. Vediamo intanto questa che è l'interfaccia nuova che dovrebbe arrivare con l'aggiornamento di novembre, così almeno a detta di Sony. Modalità automatica superiore, se noi andiamo nelle impostazioni del telefono possiamo guardare che nella risoluzione c'è la solita 8 megapixel 16 noni o 4 terzi, come era impostabile anche sulla serie Z3, anche la 20 megapixel e 23 megapixel, rispettivamente 4 terzi e 16 noni. Questo vuol dire che potremmo usare il sensore per scattare la massima risoluzione possibile anche in modalità automatica, quindi con tutte le migliorie del caso e con tutti gli algoritmi che utilizza Sony su algoritmi proprietari. E questo che cosa vuol dire, che cosa comporta? Vuol dire, secondo un paio di calcoli, che il sensore riesce a scattare a risoluzione nativa 16 noni, quindi dimentichiamoci i 4 terzi tagliati, in gergo tecnico, croppati in 16 noni. Il 16 noni sarà una risoluzione piena, nativa, senza palette di dettaglio, senza tagli, e senza tagli di nessun tipo. Tutto questo grazie a un sensore che è messo, diciamo, a croce. Se volete poi cercare di capire un po' meglio di che cosa si tratta, vi lascio un utilissimo link in descrizione con un articolo in inglese fatto da dei nostri colleghi. Altra cosa molto interessante è il discorso stabilizzazione. La stabilizzazione ottica è una caratteristica che altri competitor di Sony usano da tanto tempo. Pensiamo ad esempio a Nokia con i suoi Lumia, o a LG che ha iniziato col G2 fino a Samsung con almeno. Stop un attimo, scusatemi, perché non sono sicuro se Samsung ha la stabilizzazione ottica, ripeto, sono un po' stanco, però nel dubbio facciamo finta che ce l'abbia, se non ce l'ha me lo farete sapere nei commenti casomai. Comunque sia, la stabilizzazione ottica funziona in una maniera semplicissima. Ci sono, il sensore è chiuso nel corpo macchina che è mosso su tre assi per fare in modo che il sensore, anche se io muovo il telefono, il sensore rimanga sempre dritto e in focus sul soggetto. Sony lavora in maniera diversa, utilizza la particolarità del suo autofocus ibrido insieme a degli attuatori che muovono fisicamente le lenti e quindi cercando di arrivare prima dell'autofocus. Tutto questo aiuta ad avere una foto meno mossa, eliminare il micromosso nelle foto in notturna o comunque in condizioni di scarsa luminosità. Niente, tutto questo per dirvi che appunto il miglioramento c'è ed è un miglioramento 50% lato hardware e 50% lato software. Un'implementazione molto particolare per evitare di avere il solito bozzo che vediamo in tanti altri prodotti e avere una fotocamera che rimanga a filo col telaio e col vetro posteriore. Niente, mi sto dilungando troppo e sto perdendo il filo del discorso, quindi al momento vi saluto ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video.